E dopo una bellissima Tana del Lupo, dopo due bellissime missioni secondarie, torniamo alla storia principale in questa Roma sud-ovest. Ma si può riparare questa? Non ancora. Vabbè. Vediamo chi bussa alla nostra porta. Anzi, a che porta bussiamo noi? La volpe. Mi sorprende vederti. Come mai bussi alla mia porta? Aspetta, conosco già la risposta. Come sempre. Vuoi che metta le mie spie al tuo servizio? Già. Lavora per me. E aiutare Machiavelli? No, grazie. Quell'uomo ha tradito il nostro ordine. Cosa? Gravissima accusa da parte di un ladro. Quali prove hai? È stato ambasciatore presso la corte papale e ha viaggiato come ospite personale di Cesare. E so anche che ti ha abbandonato poco prima dell'attacco alla villa. Machiavelli può anche non piacere a tutti, ma è un assassino, non un traditore. Non ne sarei così convinto. Ah, stai incontrando qualcuno a Trastevere proprio adesso. Vuoi accompagnarmi? Fammi strada. È sempre notte, eh? Comunque non farti individuare mentre riduci la notorietà. Rimani osservato finché non incontri la volpe alla gita dei ladri. Ok. Questa è molto tosta. L'obiettivo di sincronizzazione totale questa volta ti dà del filo da torcere. Parecchio filo da torcere. Scusate, dov'è l'obiettivo? Cioè, dove c'è da andare? Vabbè, dai, abbastanza vicino, pensavo fosse tipo un culo. Va bene, sostenibile, viaggio sostenibile, dai. Dov'è sto mercato? Trastevere, palese. Palese, palese Trastevere questa. Cioè, anche a non sapere dove sei nei... A livello di mappa dove sei collocato, questa basta guardarla, è Trastevere. Sempre in posti più disparati vuole essere vista la volpe. Sera, dal nulla. Così. Allora che cosa ne pensi? No! Aiuto! Mio figlio Claudio è stato ferito! Stanno per sparargli. Io uccido questi! Va! Pensa agli altri! Seguitelo! Uccidiamoli! Forza! Fuori un altro! Non uccidetemi Claudio, forza! Ficcata nel culo la balestra. Oh! Lei! Aiuto! Un assassino! Chiamate la sentinella! Maledizione! Meno male che uccidevi loro, eh? Presto, nasconditi dalle guardie. Non può... Ok, siamo famigerati, adesso non c'è da farsi vedere. Sta attento, fa come me. Con me. Mimetizzati tra la folla.
I mendicanti più pesanti o quelli con difficoltà motorie sono pregati di non chiedere l'elemosina davanti agli ingressi delle chiese. Un regolamento stabilisce da oggi una distanza di almeno 3 metri. Domani verrà celebrata una messa per le anime. Si nasconde anche lui? No. Sì, però ti devi muovere. Salutami chiaramente sopra. Poi perché ci sono qua io? Perché se siamo tutti sulla stessa barca, non posso continuare. Il consiglio rionale benedice il conciatore e gli augura tanta fortuna. Non so perché fossi lì, a caso proprio. Addio, grande progetto di lavori stradali nel girone. Ho saputo che il Papa ha chiesto di evitare di far passare i pellegrini attraverso quello che ha definito come... Sai, al bambino ci penso. Una madre non può non fare. Ok, questo è un gruppo mobile, buonissimo. Che ci permette di passare accanto alle guardie. Vabbè, questa è un po' tipo la missione che si fece con Paola... In Assassin's Creed 2, tipo la Titanza, una cosa del genere. È rifacimento palese di quella missione lì. Bersaglio, forza! Cammina veloce. E via. Claudio! Molte grazie, messere. Non farti vedere per un po', intesi? Le guardie ti stanno cercando. Ho visto dei manifesti. Allora strappali via e dà qualche fiorino agli araldi per comprare il loro silenzio. Oppure potrai eliminare i testimoni. Esattamente, sempre così. Sai bene come sparire. Qua c'è il primo manifesto. Vabbè, qua? Sopra? Yes. Sarebbe da uccidere il tizio. Infatti mi sa che lo vado a cercare. Così, 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 così. No, l'ho mancato! Boom! Ucciso il funzionario. Nice. Come si stava bene senza essere ricercati, raga. E questo sogno scompare così. Però sta missione a Trastevere è bellina bellina, eh. Ed eccoci dalla volpe. Che nottata, vecchio mio. Volpe, ascoltami. Nonostante ciò che abbiamo visto, non hai nulla da temere da Machiavelli. Ne sono sicuro. E lui no. Sono debitore per aver salvato la vita di Claudio. Se credi che Machiavelli sia ancora fedele all'ordine, mi fido. Allora, che mi... Indagheremo. Volevamo far riparare questo vecchio edificio, ma dato che ora lavoreremo insieme, vorrei sapere cosa ne pensi tu.
Dobbiamo far sì che i Borgia stiano alla larga. Potremmo farlo sembrare una taverna. Sì. L'idea mi piace. Allora farò così. Vediamo cosa dire l'architetto, simile a quello di Monteriggioni. Non fisicamente, ma più o meno. Tarabarale è quello. Ah, restauro gratis. A posto. Oddio, beh, non è che sia tanto meglio di prima, eh. C'è anche un punto d'osservazione su, per forza. Mio caro Ezio, benvenuto alla Volpe Addormentata. La taverna è perfetta. Nessuno sospetterà quale sia il suo vero scopo. Gestiremo le operazioni da qui. Vieni pure da me ogni volta che vuoi. Potrei affidarti incarichi molto utili per la nostra causa in città. Vedo che voi ladri vi fate concorrenza. Puoi partecipare anche tu, se vuoi. Magari gli insegnerai anche qualcosa. Ah, dimenticavo. E qua i famosi incarichi ladri verranno fatti qua. Un'ottima fonte di guadagno, anche perché ci assicuriamo che le guardie di Borgia perdano sempre. Un'ultima cosa, mi servono le tue spie per ritrovare la mela. Mi è stata sottratta. Stiamo già passando la città al setaccio. Molto bene. Vieni all'isola Tiberina se scopri qualcosa. Lo farò. Quanti mesi fa la... Mesi fa, nel senso... Dato 100% buona. Quanti mesi fa abbiamo incontrato la volpe per la prima volta? Tipo la parte numero... 14-15 di Assassin's Creed 2. Intanto questo lo posso riparare, almeno porto via le palle di qui. Ah, posso già interagire, perfetto. E allora... Buona. Cioè, di lusso. Punto d'osservazione, lo andiamo a fare insieme. Il gioco l'età di azar. Ah, ecco perché gioco d'azzardo. Mo ha senso. Sempre che sia una storia vera, dov'è il punto di... Ah, ecco allora. Trovato. E andiamo giù. Allora, la galleria è già stata ristrutturata, ma manca il fabbro. Quindi per 1400 ce lo accaporiamo. C'è anche il mercante d'arte e il dottore. Inoltre, eseguiamo riparazioni e modifiche di accessori. Mancano 10 fucinerie ancora. Ritiriamo il denaro, se c'è. Yes, che c'è. 18.000, gongolo. E allora con questo 18.000, perdonatemi un secondo, si fa anche la scuderia. Grazie. 990 soli, che fai? Non la compri? Certo che la compri. Guardate sta rendita come si gonfia. Mancano solo 4 scuderie alla fine. Buono, buonissimo, di lusso. Di notevole fava! Qui trovate... Di notevole fava! Perché io ho capito quello. Mercante d'arte per 1130 e poi l'amico accanto, il dottore. Oggi è la mia giornata! Per 1280. C'è qua da restaurare, avete voglia voi? Cure, pozioni, veleni! 7300 ogni 20 minuti. Perfetto.